Questa settimana abbiamo celebrato il centenario della nascita di Gianni Rodari, il grande Gianni Rodari. Allora, come potevo esimermi dall'iniziare con Gianni Rodari? Lo so che ce lo siamo già raccontati più di una volta questo racconto, ma ce lo regaliamo un'altra volta perché ha qualcosa da dirci. Vecchi proverbi, chi la conosce già? Sulle mani. Pochissimi, meno male. Bene, sentite che bello. Di notte sentenziava un vecchio proverbio: tutti i gatti sono bigi. E io son nero, disse un gatto nero attraversando la strada. È impossibile, i vecchi proverbi hanno sempre ragione. Ma io son nero lo stesso, ripeté il gatto. Per la sorpresa e per l'amarezza, il vecchio proverbio cadde dal tetto e si ruppe una gamba. Un altro vecchio proverbio andò a vedere una partita di calcio, prese da parte un giocatore e gli sussurrò nell'orecchio: chi fa da sé fa per tre. Il calciatore si provò a giocare il pallone da solo, ma era una noia da morire, non poteva vincere mai, perciò fece ritorno in squadra. Il vecchio proverbio, per il disappunto, si ammalò e dovettero levargli le tonsille. Una volta tre vecchi proverbi si incontrarono e avevano appena aperto bocca che cominciarono a litigare. «Chi bene incomincia è a metà dell'opera», disse il primo. «Niente affatto», disse il secondo, «la virtù sta nel mezzo». «Gravissimo errore», esclamò il terzo, «il dolce è in fondo». Si presero per i capelli e sono ancora là che se ne danno. E poi c'è la storia di quel vecchio proverbio che aveva voglia di una pera e si mise sotto l'albero e intanto pensava: quando la pera è matura casca da sé. Ma la pera cascò soltanto quando fu marcia fradicia e si spiaccicò sulla zucca del vecchio proverbio, che per il dispiacere diede le dimissioni. Ragazzi, questo è un genio. Perché ci dice: i proverbi sono un prezioso concentrato di sapienza, uno straordinario strumento per trasmettere di generazione in generazione l'esperienza elaborata in sapienza che abbiamo accumulato, no? Se la nostra generazione ha imparato che bisogna guardarsi dall'avido, perché l'avido è un essere terribile, ad esempio, consegnerà alle generazioni successive il proverbio: il ricco ha il braccio lungo nel prendere e il braccio corto nel dare. Così che la generazione successiva cresca sapendo di stare attento al tema dell'avidità. Ci sono proverbi che hanno attraversato i secoli, le geografie. Chi trova un amico trova un tesoro. È vero, la sapienza degli antichi ci consegna questa consapevolezza di cui tutti siamo consapevoli. Questo viene dal Siracide, secondo secolo avanti Cristo. Bello passeggiare nei proverbi, ci si prende il dizionario dei proverbi e ci si diverte un mondo. Ma come ogni formula, ci dice Rodari, anche il proverbio corre i suoi rischi. Il rischio fondamentale è che il proverbio cominci a pretendere di esprimere in poche parole l'immensa e incontrollabile ricchezza della vita. La vita, l'esistenza, la realtà delle cose, il mondo è, come sappiamo, sempre più ricco di qualunque schema mentale, di qualunque formula mettiamo in campo, di qualunque proverbio in cui cerchiamo di esprimere ciò che abbiamo imparato. I vecchi proverbi rischiano di diventare vecchietti scorbutici e pretenziosi, ci dice Rodari. Di notte tutti i gatti son bigi. Vabbè, dice il gatto nero, io rimango nero. No, non è possibile, i vecchi proverbi hanno sempre ragione. È bello, io son nero lo stesso. Non so se al tempo di Gesù in Galilea circolava un detto, un proverbio del tipo: tutti i pagani sono cani. Me lo sono inventato stamattina, ma credo che se ci fosse stato avrebbe espresso bene il senso di una posizione mentale, culturale, diffusa in Galilea al tempo di Gesù rispetto ai non israeliti. Tutti i pagani sono cani, che è un modo per dire: figlio mio, stai attento, guardati dai non circoncisi.
E Gesù cresce in questo contesto, respira un detto sapienziale come questo, un modo di vedere le cose di questo tipo. È risaputo che tutti quelli che non appartengono al nostro popolo sono pericolosi, perché sporcano il cuore, sporcano le mani, sono impuri, sono idolatri, non seguono la Torah. Quindi stai attento. E Gesù diventa grande così. E man mano che poi da adulto affronta la sua vita, scopre che non è così. Scopre che il mondo è più grande di quel detto lì, comincia a scoprire che ci sono non israeliti, che lui incontra in carne e ossa, uomini e donne, che invece mostrano di essere profondamente sapienti e perfino respirano fede. E i Vangeli ci raccontano i momenti decisivi del loro racconto, dell'incontro di Gesù con questa gente sbalorditiva. L'incontro con una donna che chiede, straniera, che chiede la guarigione di sua figlia. Gesù all'inizio resiste perché dice: mamma mia, questi stranieri, bisogna starci attenti. E poi conclude quell'incontro dicendo: donna, ma com'è grande la tua fede. Ma a me m'han cresciuto dicendo: stai lontano da tutti quelli che non sono del popolo di Israele. Guarda qui che roba, che fede, cioè che apertura alla vita. Lo stesso con un centurione romano, no? Alla fine dell'incontro Gesù si gira verso i suoi discepoli, che sono tutti figli di Israele, e dice: ragazzi, vi dico in verità, io una fede come quella di quest'uomo qui in Israele non l'ho mai vista. E Gesù esce da quegli incontri dicendo: ma guarda che mi avevano imbrogliato, cioè mi hanno dato uno schema mentale inadeguato, il mondo è più grande, ci sono sorprese nella vita. E Gesù impara. Il Vaticano II, in uno dei suoi documenti più belli, nel decreto Ad Gentes, dice a riguardo delle missioni, dell'affrontare la missione di annunciare il nome di Gesù, andare altrove, in altri popoli, per raccontare il Vangelo di Gesù, dice: la verità e la grazia si trovano già nelle diverse nazioni, quasi come una presenza nascosta di Dio, si trovano già la verità e la grazia nel respiro di quelle culture. Quindi andate, esplorate. Siate curiosi, cercate, mettetevi in ascolto, raccontate del Vangelo di Gesù, vedendo come già la presenza nascosta del Vangelo di Gesù sta lavorando al fondo delle culture. Siate curiosi, imparate. Dice ancora che i missionari sono invitati a immergersi nelle culture per conoscere a fondo le loro tradizioni nazionali e religiose, e per scoprire con gioia e rispetto i germi del verbo in esse latenti, in modo che un dialogo sincero e paziente permetta di conoscere quali ricchezze il Dio generoso ha dispensato ai popoli. Dio è generoso, Dio è ampio, e quindi semina la sua ricchezza, la sua sapienza, la sua bontà, la sua, al di fuori dei confini della Chiesa Cattolica Romana, naturalmente. Quindi noi andiamo e siamo curiosi e intanto raccontiamo della sapienza che ci è stata consegnata, del dono che abbiamo della fede nel Signore Gesù, morto, risorto, vivo, che opera oggi, e ci aiutiamo a vicenda e scopriamo che il mondo è più grande degli schemi mentali nostri e loro. Ma che bello! Perché Gesù impara che non è vero che fuori di Israele è tutto marcio. Perché il mio modo di vedere è ricco e ne sono grato, ma se posso conoscere anche il tuo modo di vedere e di stare al mondo, io ne uscirò più ricco e più grato. E i miei proverbi saranno sempre belli ed eviteranno il rischio di pretendere di dire il tutto della vita. È quello di cui ci parla la prima lettura. Atti degli Apostoli, capitolo 10, Pietro e Cornelio. Pietro è in una città straniera, siamo negli anni dopo la morte e risurrezione di Gesù. Pietro è in una città straniera, a un certo punto fa un sogno, una visione, l'abbiamo raccontata altre volte, no? Abbiamo già incontrato questa pagina, questa specie di tovaglia che scende dal cielo e poi gli si apre davanti ai piedi. E Pietro vede che dentro in questa tovaglia ci sono animali, rettili, uccelli, che hanno una cosa in comune: sono impuri. Sapete, per l'israelita ci sono animali puri che puoi uccidere e mangiare, animali impuri che non puoi uccidere e mangiare.
E di fronte a questa tovaglia con dentro gli animali, una voce in sogno, in visione, gli dice: Pietro, alzati e mangia, alzati, uccidi e mangia. E Pietro, sbalordito, dice: ma come, Signore? Come faccio a uccidere e mangiare? Questa roba è impura. Tu nella tua Torah ci hai detto che alcune cose si può, altre no. E la voce gli dice: ma quello che io ho reso puro, tu non considerarlo più impuro. Che è un modo per dire: Pietro, mio figlio, o forse io stesso, se è Gesù che parla, ha allargato i confini, ha sbriciolato i muri, non c'è più puro e impuro. Tutto è consegnato alla tua ricerca, alla tua curiosità, e c'è un altro modo di stare al mondo. Quando Pietro si sveglia, viene chiamato da un emissario, insomma, che gli dice: guarda, il centurione Cornelio ti aspetta in quella città. Pietro dovrebbe andare da un pagano, un centurione pagano, entrare in casa sua. Un pio israelita non lo fa. Ma Pietro per tre volte ha avuto questa visione, quindi capisce che qualche cosa sta cambiando. E allora varca la soglia di Cornelio e inizia a parlare con lui. Ed ecco la prima lettura. E mentre Pietro sta dicendo che il modo di pensare di prima, che al di fuori di Israele c'è soltanto il marcio, non gli torna più tanto dopo quella visione, e soprattutto dopo essere stato per tre anni con Gesù, che ha spostato un po' gli equilibri, accade che proprio mentre parla, Pietro vede lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, scendere su Cornelio, la sua famiglia, i suoi servi, tutti questi incirconcisi qui. E Pietro dice: mamma mia, adesso cosa faccio? Lo Spirito di Dio è sceso? Che cosa vuol dire lo Spirito di Dio è sceso? Cosa avrà visto Pietro? Cosa avrà vissuto? Non avrà visto le fiammelle scendere, quella è un'immagine. Cosa avrà visto? Cosa avrà sperimentato? Immagino che avrà sperimentato una cosa del tipo: io sto raccontando di Gesù e vedo quest'uomo, questo pagano, questo idolatra che ha tanti dei, fremere di gratitudine, di meraviglia, ardere dal desiderio di entrare in questo modo di vedere le cose. Io vedo che l'annuncio di Gesù morto, risorto e vivo lo scava nel profondo, lo fa aprire. Ma come faccio a dirgli: non puoi entrare nella chiesa? Perché? Perché non segui la Torah. E quindi Gesù battezza tutti costoro con acqua, e questo sancisce l'ingresso di costoro nella chiesa. Quando Pietro torna a Gerusalemme, ci sono lì quelli che fanno fatica con queste trasformazioni in atto, discepoli di Gesù che provengono dal giudaismo, che dicono: oh, ma tu sei fuori, tu sei entrato in casa di un pagano, hai mangiato con loro, tu sei diventato impuro. E Pietro dice: ragazzi, cosa dovevo fare? Io sono andato dietro ai dati di fatto, ho visto lo Spirito scendere e accendere questa gente qui, cosa dovevo fare? Dovevo legare le mani a Dio? Io ho visto il Vangelo all'opera, gli sono andato dietro. Pietro racconta, e allora gli altri si calmano, e si conclude quella pagina di Apostoli, di Atti degli Apostoli: rendono lode a Dio. Hanno i loro schemi mentali all'inizio un po' rigidini, ma poi di fronte al racconto di Pietro che dice quel che avviene, dicono: sia resa gloria a Dio, mi riconosco, capisco che qualche cosa sta cambiando. Allora, la ricchezza della vita, la sorpresa di inattesi dati di fatto che escono dal mio schema mentale immediato, l'apparizione all'orizzonte di un gatto che rimane nero anche di notte, anche se il proverbio dice: tutti i gatti sono bigi, io sono nero. L'apparizione all'orizzonte di qualcosa che è fuori dal mio schema e che gli resiste. Un pagano su cui scende lo Spirito Santo. Un centurione nel cuore del quale Gesù riconosce una fede profonda. Allora tutto questo mi costringe a riconoscere, se lo voglio ascoltare, che la vita è più ricca di quello che io riesco a contenere nel mio schema. L'amore nella coppia,
La grande e commovente ricchezza della sapienza biblica, l'amore nella coppia, un uomo, una donna. La straordinaria sapienza biblica, Genesi 1, Genesi 2, 3. Genesi 2 prendiamo. Adam che è lì solo, nel giardino meraviglioso che ha davanti, e rimane solo, è triste. Dio dice, cosa c'hai? Mi sento solo. E Dio impara e dice, guarda che c'ha ragione, non va bene che stia da solo. Voglio fargli un aiuto che gli sia simile, un aiuto che lo guardi negli occhi, dice il testo, no? E allora plasma la donna, e quando l'uomo e la donna incrociano lo sguardo, si riconoscono. Si prendono per mano, esplorano il giardino, danno nome agli animali, alle piante. Perché l'uomo da solo nel giardino è solo e spaesato, ma con la sua donna affronta l'avventura della vita. Ma che immagine meravigliosa, che ricchezza, la diversità all'interno della coppia, un uomo e una donna. E poi sorge all'orizzonte dei dati di fatto la realtà di amori omosessuali. Persone dello stesso sesso, uomini e donne, che stringono relazioni di tenerezza, aiuto vicendevole, condividendo un progetto di vita, quello che noi normalmente chiamiamo amore. E c'è una parte di noi che fa fatica. Non è una colpa far fatica, è un dato di fatto, fa fatica. Ma tutti i gatti di notte sono bigi. Questo dice la sapienza della tradizione. Ha senso, è motivato, tutti i gatti di notte sono bigi. E quell'altro ti dice, sì, guarda, io sono nero. Allora tu dici, non è possibile, la sapienza non si sbaglia, la sapienza della tradizione. E quell'altro dice, sì, guarda, la tradizione è bella, è meravigliosa, ma non dice tutto. E quell'altro ti dice, guarda, io uomo e il mio compagno ci amiamo, ce lo diciamo, ce lo esprimiamo, lo viviamo. Non è possibile, dice quell'altro, non lo capisco, non lo concepisco, non sta nel mio schema mentale, aiutami a capire, mi fa paura. La posizione matura è quella di dire, come i discepoli di Gerusalemme a Pietro, raccontami, raccontami, fammi entrare in questo mondo diverso che io non capisco, raccontami. Tra i doni che la vita mi ha fatto in questi anni c'è stato quello di camminare insieme a genitori che hanno attraversato queste soglie dolorose e preziose di accettazione dei propri figli e delle proprie figlie. E tu vedi i genitori, o magari uno dei due, in sofferenza, che dicono, sinceramente, io non lo riconosco, non riconosco più mio figlio, ma chi è che ho davanti? E li ho visti camminare, attraversare queste soglie di accettazione, per poi arrivare a dire, va bene figlio mio, raccontami, perché io non ti capisco. E capisco che il mio schema sta facendo i conti con qualcosa che non ci sta dentro. Aiutami a capire, io ti ascolto. E così da una graduale accettazione, faticosa, sofferta, uno viene fuori con una sapienza più profonda. È cresciuto nella consapevolezza che la vita è più ricca e più ampia dei miei schemi. In questi giorni si è fatto un gran parlare di questo documentario su Papa Francesco, la posizione che ha espresso rispetto al tema dell'omosessualità. Papa Francesco una volta di più ha affermato, anche se in modo un po' pasticciato, mettendo insieme video diversi, ma di fatto in questi anni quest'uomo, già da quando era a Buenos Aires, ha affermato e riaffermato il diritto ovvio per le persone omosessuali e dice, questi aggettivi qua messi lì senza sostantivo sono un problema, sono un'etichetta. Io voglio parlare delle persone omosessuali, perché sono persone. Quello è un sostantivo, vuol dire che c'è la sostanza. Persona è un sostantivo, omosessuale è aggettivo. La persona che migra
non il migrante. Quella è un'etichetta, è un aggettivo. Beh, l'onorevole Salvini dice che è un gerundio, ma non è che si può pretendere da un politico che conosca proprio la grammatica, no? C'è una sostanza, c'è un sostantivo. Il diritto, dice il Papa, delle persone omosessuali a vivere nell'amore. Allora c'è quella parte di noi che reagisce e dice con fatica: sì, ma allora dove andiamo? Dove ci porta lo sbriciolamento di questo schema che la tradizione ci ha dato? Tutti i gatti neri sono bigi di notte, tutti i gatti di notte sono bigi. Se si sgretola lo schema, dove andiamo? E poi allora parleremo di famiglie omosessuali? Parleremo di figli per le coppie omosessuali? E così andiamo subito a correre dove si tratta di camminare. Camminare con l'altra persona vuol dire: raccontami, io ti ascolto. Raccontami qualcosa di ciò che il Signore della vita va facendo in te e nella persona che ami, nella vostra coppia. Io ti ascolterò e ti chiederò il dono, la carità di ascoltarmi. Ti racconterò la fatica che faccio, il mio disorientamento, la mia paura, anche rispetto al futuro, anche rispetto agli altri temi. Dove andremo a finire? Io non lo so, non riconosco più il mondo in cui sono. Ti chiederò di ascoltarmi. Io ti ascolto. Camminiamo insieme. È soltanto così che si costruisce una comunità religiosa, civile, umana. Camminiamo insieme. Impariamo. Nessuno di noi nasce imparato. Però tutti vogliamo imparare un po' per volta. Ascoltiamoci e camminiamo. Il Signore ci accompagni.